Grazie Presidente. Molto semplicemente, per chi ha osservato i fatti della settimana scorsa, la polizia locale ha sequestrato ben 60 biciclette nell'area antistante la stazione Termini. Ora, fermo restando che le amministrazioni Roma Capitale, RFI Grandi Stazioni stanno comunque lavorando ad un progetto. La definizione dei paletti, dei criteri per un progetto che vada a riqualificare tutti gli spazi della stazione Termini, anche gli spazi antistanti la stazione, è abbastanza inconcepibile che nel 2019 noi abbiamo una delle stazioni più importanti d'Italia che non è dotata per il ricovero delle biciclette. Ci tocca ovviamente realizzarlo a noi, quindi questa mozione semplicemente dà un ulteriore impulso per fare in modo che la Giunta convenga appunto nelle operazioni che stanno già andando avanti con RFI Grandi Stazioni nella realizzazione o comunque nella definizione di un progetto per una velostazione nello spazio antistante la stazione Termini. Questo anche perché, come sapete, è in via di completamento un parcheggio sopra alla stazione Termini per autovetture per circa oltre 1500 stalli. Quindi riteniamo che ovviamente uno spazio debba essere assolutamente ricavato, scusate, anche per i veicoli a pedale a due ruote. Pertanto nella Commissione, chiediamo semplicemente di realizzare una velostazione che sia composta da almeno uno spazio coperto, aperto dalle 8 di mattina alle 8 di sera per almeno 200 biciclette e uno spazio attiguo per altrettante 200 biciclette all'esterno e attiguo a questo spazio coperto. Nel tempo che serve per realizzare questa comunque infrastruttura che si renderà utile in maniera integrata a tutte le altre modalità di mobilità sostenibile, chiediamo che in ogni caso venga realizzato, magari nell'area che verrà scelta per la realizzazione di questa velostazione, una rastrelliera o comunque un numero adeguato di rastrelliere rispetto al fabbisogno, quindi alla domanda. Una domanda che comunque noi prevediamo in assoluta crescita, perché nel momento in cui si vengono a offrire i servizi anche di questo tipo, sappiamo che le domande poi si regolano di conseguenza. Quindi un impegno molto importante anche perché una velostazione in ogni caso è un pretesto per andare a riqualificare in maniera elegante, volendo fare un progetto anche tramite un concorso di idee, per riqualificare quello che comunque è uno spazio che merita in ogni caso di essere aggiornato con i tempi che stiamo vivendo. Grazie.